Ducati Hyperstrada 821 è la protagonista di questa nuova puntata di Comprala Usata. Come sempre ve lo diciamo subito, se la state cercando usata è una moto da ispezionare con cura. Seguiteci e scoprirete perché. In pratica la versione strada spostava l'attenzione, o meglio andava incontro a chi dalla moto cerca sì il lato sportivo, per questo sceglie Ducati, ma ne fa anche un uso turistico. Insomma, seguiva la tendenza di allora, no moto specialistica, sì crossover, capace di soddisfare diverse esigenze senza dover cambiare cavalcatura. Prima fu la versione 821 che condivideva la piattaforma con la sorella Hypermotard. Al netto di differenze come il manubrio più alto di 20 mm con riser più alti, il parabrezza maggiorato in virtù di maggior protezione, sospensioni con corsa più corta da 150 mm fronte e retro rispetto ai 170 della versione Hypermotard. Parliamo di turismo, poi, quindi sella più comoda, più larga sia per il pilota sia per il passeggero. Serbatoio da 16 litri, 4 in più sulla sorella, più autonomia e questo è importante. Arrivavano anche altri accessori di serie, borse laterali da 25 litri, paracoppa, cavalletto centrale, parafango anteriore più ampio. Due le versioni, standard con la sella tra 850 e 830 mm e low da 830 mm a 810. In pratica offre la possibilità di toccare con i piedi per terra anche ai piloti più bassi. Parlando di sella, fate attenzione al suo stato di usura perché potrebbe essere indice di come sia stata seguita e curata la moto che state valutando. In molti hanno riscontrato problemi proprio sulla sella che toccando il telaietto posteriore si tagliava. Problema che in molti hanno corretto con dei distanziatori messi sotto la sella che ne preservavano la durata. Se questo aspetto è stato curato sul modello che state guardando è sicuramente un segnale che il suo proprietario ha sempre mantenuto in ordine la moto senza trascurare i dettagli. Motivo in più per dargli fiducia. In rete si trovano diverse offerte con prezzi abbastanza variabili, ma in media partono da 7.000 euro per una moto con circa 30.000 km percorsi nel 2013, per arrivare ad una media di 8.000 euro per un modello più recente con motorizzazione maggiore 939 Euro 4 targata 2016. Prezzi comunque non economici, visto la tipologia di moto, che è giusto sottolinearlo, passano principalmente da concessionari che offrono quindi anche 12 mesi di garanzia. Tornando alla prima versione, montava l'unità 821 Euro 3 da 110 cavalli che tanto ci era piaciuto nella prova dell'Hypermotard. Unità che era tutta nuova, potente, abbastanza fluida, incastonata come un gioiello prezioso all'interno del telaio misto tra liccio e alluminio presso fuso con forcellone e monobraccio che fa tanta sportività. Parlando del motore, molti hanno lamentato perdite d'olio provenienti dalla testa a causa di una guarnizione difettosa che fa uscire l'olio da uno dei prigionieri che fissano la testa del motore. Controllate bene quindi che non vi siano perdite d'olio anche minime in testa e chiedete al proprietario se si sia manifestato il problema e se sia stato risolto. Non farlo potrebbe costare un intervento, fuori garanzia, molto costoso. Altro aspetto da controllare è il cavo della frizione, che su questa moto necessita di un'attenzione particolare. Va controllato periodicamente e lubrificato. Se sentite la leva un po' dura all'azione, potrebbe essere da sostituire il cavo. Tirate la leva e controllate se nell'attacco non sia sfilacciato. Guardate che sia ben lubrificato e comunque chiedete al proprietario cosa sia stato fatto a riguardo. Restando in zona manubrio, controllate anche lo stato dei cuscinetti di sterzo, perché ne escevano privi di guaina e di protezione, quindi tendevano a sporcarsi e ad arrugginirsi più facilmente. Ultimo consiglio lato propulsore: quando provate la moto fate bene attenzione che una volta caldo il motore non ci siano incertezze nell'avviamento, potrebbe essere un segnale di problemi non risolti in garanzia e difficili se non costosi da risolvere oggi. Alcuni utenti hanno infatti lamentato problemi di avviamento dovuti alla bobina del relè che comanda il circuito di iniezione che si brucia impedendo alla benzina di alimentare il motore. Occhio quindi che tutto giri bene quando riaccendete la moto dopo averla provata. Lato elettronica, pacchetto full, lo stesso che equipaggiava le sorelle Hypermotard, Standard ed SP. Controllo di trazione, eccellente, mappe motore, quindi ride-by-wire, sport, touring a potenza piena e urban da 75 cavalli. ABS settabile su due modalità, sport e touring.
in pratica tutto quello che offre l'elettronica applicata alle due ruote. Un pacchetto elettronico che però ha creato problemi nel suo ride-by-wire a diversi utenti e che va ispezionato quando si valuta un acquisto usato. Chiedete quanti e quali modifiche siano state o non siano state fatte a proposito del ride-by-wire, che, anche se non ci fu un richiamo ufficiale, tante moto furono richiamate per correggere i problemi dovuti a questo componente. Chiedete anche se sia stato fatto l'aggiornamento del contachilometri, perché a tanti ha dato problemi segnalando errori. Non è un intervento costoso, ma resta pur sempre una moto fuori produzione, quindi più difficile e costosa da riparare nelle sue criticità. Cosa cercava Ducati con la sua Hyperstrada? Il concetto di moto a 360 gradi, per soddisfare gli appetiti più sportiveggianti, per abbracciare un'utenza più ampia. In cosa fa centro? Nella posizione di guida, che diventa più comoda, nella guida, che abbassa il baricentro e si fa più fluida, più intuitiva, insomma più facile. Comunque alla guida rimaneva nell'erogazione quell'effetto on-off che in un attimo ti proiettava a velocità oltre codice, e lo stesso vale per il suo antagonista, l'impianto frenante. Prontissimo, troppo, sarebbe stato meglio un po' più modulabile. Un aspetto che anche dal punto di vista dei difetti ha suscitato non poche perplessità. La sua azione non è sempre piaciuta e anche in questo caso controllate bene, ovvero chiedete al proprietario, quali e quanti interventi siano stati fatti sull'impianto frenante, sia posteriore sia anteriore. Cosa piace di questo Ducati? Motore che ti conquista nell'erogazione ciclistica, che esalta di più la maneggevolezza del prodotto Hyper. Come dicevamo all'inizio, allarga l'utenza, vero, diventa più docile, senza però negare quella sportività che da sempre caratterizza la casa di Borgo Panigale.